Ho visto Bettinari dietro e mi è riuscita una bella giocata. Peccato che non è riuscito a finalizzare. Ecco che il nostro Franco Venditti puntualmente ce la fa rivedere questo tacco di sinistro, e poi Pettinari però non ha trovato la porta difesa da Annan. Gara dai due volti, si diceva, naturalmente anche per i tanti cambi. Nel secondo tempo che match è stato per lei? No, è stato un match difficile perché il Ghana è una buona squadra e molto forte fisicamente, quindi secondo tempo anche noi eravamo sul 3-0, quindi abbiamo cercato più di controllare la partita e di tenere più palla. Il primo tempo abbiamo fatto benissimo, faccio complimenti ai miei compagni e dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare. Nel complesso, che test è stato questo con il Ghana? Era un test che era molto impegnativo, noi l'abbiamo passato alla grande, ora penseremo già alla prossima partita con la Bologna, che è una partita ufficiale. Ciao Verratti, senti, ti volevo chiedere, ma psicologicamente siete andati in campo considerando che eravate 3-0 o volevate fare una partita per dimostrare all'Italia e soprattutto al vostro allenatore di essere degni di questa convocazione e quindi di avere grande considerazione per il futuro? Cioè il 3-0 vi ha un po' condizionati? No, noi questo è un amichevole, quindi non dobbiamo pensare al risultato, ma dobbiamo pensare solo a fare un buon allenamento e a conoscerci ancora meglio tutti i compagni. Quindi, ripeto, è una partita difficile perché il Ghana è una buona squadra. Noi, secondo tempo, abbiamo fatto più difficoltà, ci ha messo un po' in difficoltà, però abbiamo tenuto duro e ripeto, è stata una bella gara. Senta, dal suo punto di vista personale, quanto è importante che ci sia Zeman lì in questa stagione? È molto importante, l'avete visto tutti perché è un grande allenatore e con i giovani è bravissimo. Quindi a noi basta ascoltarlo e dobbiamo continuare così come stiamo facendo. Prossimo appuntamento, Italia-Svizzera a Novara il mercoledì prossimo, torneo Quattro Nazioni. Ecco, cosa vi aspettate, diciamo, da questo incontro che vale appunto per questo torneo? Sì, noi la Svizzera già l'abbiamo affrontata, è una buonissima squadra, lì abbiamo perso, quindi 3-2 avevate sì, perso lì. 3-2, quindi ci aspetta un test difficile, già domenica dopo la partita dobbiamo subito pensare alla Svizzera che è una gara molto importante per noi. E diamo l'appuntamento, no, ai nostri telespettatori, lo dia lei Verratti per questa partita. Mercoledì prossimo non mancate, che c'è una partita importante. Grazie a Ciao, Verratti, ciao, grazie, noi grazie mille. Ciao, siamo complimenti. in conclusione, naturalmente.